opportunità. Io quando mi sono insediato Presidente del Consiglio ho detto che avrei rispettato il mio ruolo anche quando ci sarebbe stata una eventuale, che mi auspicavo non ci fosse, frizione nei confronti delle scelte della Giunta, perché sono profondamente convinto della importanza della differenza di poteri, noi non siamo neanche un potere, ma della dialettica, del confronto dialettico tra quello che pensa la Giunta e quello che pensa il Consiglio. Io do atto, lo dico non con il modo, diciamo, di maniera, che il Sindaco in tutti questi giorni non è mai intervenuto su di me per qualunque decisione che riguardasse le scelte del Consiglio. E ci siamo parlati molto, perché c'è stato dimesso anche il 12 dicembre, quindi avevamo modo di farlo anche in via informale. Io devo, come Presidente del Consiglio, e nello spirito che dicevo, dire che la Giunta in questa occasione, con la riproposizione di questo documento, ha sfidato il Consiglio. Non ha rispettato il suo verdetto liberamente espresso, perché si può contestare, ma il Consiglio nella sua legittimità, nella sua libertà si è espresso, ma oltre a sfidare il Consiglio, cosa che non conviene nel mio modo di pensare delle istituzioni, cioè si può confrontare ma non sfidarsi, ha fatto anche di più, spero involontariamente e di peggio. Ha cancellato il Consiglio, lo ha ignorato, lo ha annientato, non nel senso che ci ha fatto fuori, nel senso letterale della parola, ha detto che è niente. Tanto è vero che nella delibera che ha riproposto non cita neppure il fatto che su questo argomento il Consiglio si è espresso ed ha espresso un voto contrario. Questo, guardate, ha un effetto anche dal punto di vista istituzionale, non da poco. Significa che il Consiglio è considerato nulla. Il Presidente del Consiglio, non dico non il Presidente del Consiglio io, un Presidente del Consiglio, chiunque fosse stato, non poteva accettare una situazione di questa natura. E credo che verrebbe meno al suo compito di Presidente del Consiglio se non protestasse fortemente contro questa situazione. Il Presidente del Consiglio non può svuotare un Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, non può sostenere una tesi che svuoterebbe la funzione del Consiglio Comunale. Il dire... No, guardate, io smetto di parlare, vorrei finire e poi vi ringrazio, ma vorrei finire. Il Presidente del Consiglio, un Presidente del Consiglio, chiunque fosse, non può avallare la posizione che il Consiglio si pronuncia, si esprime e non si prende in considerazione. Se cambiasse qualcosa nel giudizio delle persone, lo si palesa, e allora sì, si può rimettere in discussione un provvedimento. Ma non se ci sono consiglieri, i gruppi consigliari, che sono un'istituzione anche del Consiglio. Nessun gruppo consigliare dichiara di mettere in discussione questa scelta. Ma nella situazione, in generale vale questo criterio, ma nel concreto un Presidente del Consiglio che deve avere come suo compito fondamentale quello di far funzionare bene il Consiglio Comunale, a prescindere dalle proprie convinzioni, nella situazione concreta si rende conto che a 5 mesi dalla fine del mandato una forzatura di questa natura, non condivisa, cioè una revisione non condivisa di una messa in discussione della decisione del Consiglio, determinerà la paralisi del Consiglio stesso. Io ho il dovere, per conto del Consiglio, la Giunta ha il dovere di intervenire sulla Giunta, io ho il dovere, in nome del Consiglio, di chiedere che questa paralisi non venga imposta al Consiglio. Qualcuno mi potrà dire che faccio una questione di forma e mi è stato detto invece che è una questione di contenuto importantissimo per la storia della città. Se, e spero di no, dovremo ridiscutere di questo tema fra qualche minuto, fra qualche ora, fra qualche giorno, i contenuti, chiederò ancora di intervenire e spiegherò sui contenuti che cosa penso della delibera. Ma in questo momento dire che noi, sto finendo Presidente, finisco,
Volevo dire che affermare che quello che stiamo discutendo è una questione di forma e non di contenuto è un errore clamoroso. Ancora una volta dimostra la non comprensione, non voglio dire altro, dei fondamenti della democrazia sui quali si regge anche il funzionamento del Consiglio Comunale. Perché non pensare che si debba tutelare la funzione di rappresentanza del Comune, che verrebbe annullata da una situazione come questa, è una cosa di forma e non di sostanza. Che cosa più è di contenuto di un organismo eletto dai cittadini? Che questo organismo eletto dai cittadini conti e non venga annientato, non considerato. Per questo io spero che Milano, tramite i suoi rappresentanti, non si faccia il torto di negare la sua esistenza, di non negare quello che è la sua funzione, di esprimersi, di votare e di rispettare le votazioni che sono state fatte. Concludo dicendo che questo, lo dico a tutti i colleghi, io ho speranza nel modo di intervenire dei colleghi, è un voto di coscienza che pesa e peserà per l'oggi e per il futuro. Perché io credo che non voglio io, Presidente del Consiglio, ma credo che questo Consiglio Comunale vuole passare alla cronaca, non dico alla storia, come il Consiglio Comunale che non rispetta le decisioni che il Consiglio Comunale ha preso. Aggiungo che questo vuol dire essere di opposizione. Su questo sbagliano i colleghi dell'opposizione. Io penso che nel Consiglio Comunale non esiste il voto di fiducia e non esiste che su un provvedimento si manifesti se esiste o meno la maggioranza. La maggioranza si manifesta negli atti fondamentali. La maggioranza, essere o non essere della maggioranza, riguarda chi è parte e chi ne è garante. Il sindaco può dichiararmi fuori dalla maggioranza, oppure io posso dire che esco dalla maggioranza, non è un voto. Io devo essere libero in consiglio di votare come consigliere. Lo dico con molta serenità anche a quelli che dicono che questo è un voto di fiducia sulla giunta. È sbagliato. Qui noi come consiglio discutiamo sul merito e discutiamo sulla dignità del Consiglio Comunale in questa votazione. E mi auguro che questo Consiglio Comunale trovi al suo interno la forza per difendersi, anche se questo non piace alla Giunta. Grazie.